Francesco, rieccoci dopo alcuni mesi perché non siamo riusciti a vederci per le note vicende che abbiamo vissuto. Ci eravamo lasciati l'ultima volta parlando come evento storico del protestantesimo, ma come al solito affrontiamo sempre tre argomenti, uno di dottrina, un argomento storico e un altro di iniziative dell'istituto. Io stavolta come dottrina le proporrei qualcosa di estremamente semplice ma anche molto importante. Oso dire, mi assumo tutta la responsabilità di quello che dico, che ormai siamo diventate delle società senza Dio. Anzi, l'uomo vuole farsi Dio. Adesso non stiamo qua a dire come, perché, in che modo, eccetera, che ci porterebbe via tantissimo tempo, e quindi le faccio una domanda molto, 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 molto semplice, che probabilmente è alla base del catechismo. Ma chi è Dio e perché ci ha creati? Effettivamente è alla base del catechismo, quello per bambini di 7 anni, catechismo di San Pio X ovviamente, per cui anche un bambino che faceva la prima comunione sapeva rispondere che Dio è l'essere perfettissimo, creatore e Signore del cielo e della terra. Perché ci ha creato per conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita e godere poi eternamente di lui nell'altra. Sono delle risposte semplici che sembrano appunto relative solamente all'infanzia di un bambino e che poi devono essere cancellate e dimenticate. E invece chiunque le legge con attenzione, le medita, si renderà conto che sono il frutto della più alta riflessione, non solo religiosa, ma filosofica di tutti i tempi. Ogni parola meriterebbe di essere pesata, commentata, meditata, perché delle parole semplici sono in realtà estremamente profonde. Quindi potrei anche commentare queste parole che ho appena detto. Le commenti. Che ho ricordato. Ecco, certo, sì. Le commenti, le dica. Prima di tutto Dio è l'essere. E questo è il fondamento, tra l'altro, di ogni retta filosofia, ma è anche la rivelazione che Dio fece di se stesso sul Monte Sinai, dal roveto ardente, quando alla domanda di Mosè Dio rispose «Ego sum qui sum», «Io sono colui che è». La differenza è tra lui e noi, la differenza essenziale tra la creatura e il creatore, è che Dio è l'essere, mentre l'uomo ha l'essere. Ognuno di noi esiste, come tutte le cose che vi sono nel mondo, hanno una certa loro esistenza, ma noi non siamo l'essere, non esistiamo necessariamente e infatti non siamo sempre stati. E neppure è necessario che noi siamo per sempre. Al contrario, Dio è l'essere stesso e tutti noi partecipiamo da Lui del nostro essere, lo riceviamo da Lui che lo è, come la fonte da cui viene poi qualunque altra cosa che deriva da essa, come il sole da cui derivano i raggi. E così allo stesso modo l'uomo riceve l'essere da Dio. L'essere è qualcosa di assolutamente spirituale e quindi coloro che dicono io credo a Dio solo se lo vedo, se lo tocco, non capiscono, perché se noi potessimo vedere e toccare Dio non vedremmo e non toccheremmo Dio, in quanto Dio è assolutamente immateriale e spirituale. Tra l'altro ciò che conosce le cose che si toccano, che si vedono, sono i sensi che noi abbiamo in comune con gli animali. Mentre invece la nostra mente, il nostro intelletto, conosce solo cose spirituali e astratte. Dio, essendo assolutamente immateriale e spirituale, sarebbe in se stesso la cosa più conoscibile che ci può essere. Purtroppo a volte quando una fonte di luce è troppo grande ci acceca, e così Dio, che essendo l'essere superiore a noi, che l'abbiamo solamente, è infinito, noi siamo finiti, limitati. Non possiamo quindi conoscere Dio direttamente, se non nella misura in cui si rivela. Possiamo però, con la ragione, conoscerlo indirettamente, tramite le cose create. Non tutti sanno che la Chiesa insegna che
che Dio può essere conosciuto e dimostrato anche con la sola ragione. Quindi la Chiesa non ha mai approvato il fideismo, ovvero sia la ragione non mi dice nulla di Dio, ma io ci voglio credere lo stesso, e tantomeno una sorta di agnosticismo, cioè con la ragione non posso sapere neppure se Dio esiste o no. La Chiesa ha sempre detto: con la ragione possiamo sapere che Dio esiste e qualche cosa di ciò che Lui è. Per saperne di più bisogna che Egli si riveli. Egli è l'essere perfettissimo, come ho detto prima, ovvero sia non solo ha l'essere, ma è l'essere, come pure Egli è la verità somma, la bontà somma, la sapienza somma, la stessa bontà, la stessa sapienza, la stessa carità, l'amore, l'intelletto, tutto quello che è perfezione Dio non lo ha, Dio lo è. Al contrario, noi abbiamo qualche cosa delle sue perfezioni, ma nessuno lo è, nessuno può identificarsi con queste perfezioni se non Dio stesso. Questo è Dio in se stesso. Poi, se Dio crea, e Dio ha creato, e questo l'ha fatto liberamente, non per necessità, allora è, nei confronti nostri, il Creatore ed il Signore. Il Creatore, questa è una grande verità fondamentale del cristianesimo, cioè che tutto ciò che esiste viene dal nulla. Gli antichi pensavano che la materia fosse preesistente, o che il mondo fosse eterno, laddove, anzi, persino che fosse una divinità il mondo, e la materia fosse il male, magari, o una diminuzione di bene. Al contrario, invece, la fede cristiana ci dice che creare è fare dal nulla. Dio ha fatto tutto ciò che c'è dal nulla, perché proprio essendo Lui l'essere, è la fonte di ogni essere, e tutto ciò che è l'ha ricevuto totalmente da Dio, nulla escluso, anche ciò che è essere solo potenzialmente o in maniera, potremmo dire così, diminuita. Questo è il vero concetto di creazione. Tutto ciò che Dio ha fatto vide che era buono, così ci dice il libro della Genesi. Dio è l'autore di ogni bene e fonte solo del bene. Creatore e Signore. Se Dio è creatore, è Signore. Colui che fa qualcosa, come il vasaio che fa un vaso, così ci dicevano i profeti, e San Paolo ha ripreso questa espressione, è il padrone, il Signore di ciò che fa. Così tutte le creature, in quanto creature, sono al servizio di Dio. Dio ne è il Re e ne è il Signore. Però Dio ha voluto fare di più, e questa è la rivelazione che ce lo dice, ovvero sia, non a tutti, ma a coloro ai quali ha dato questa grazia, e a tutti li chiama ad averla, ci chiama a diventare figli suoi, non solo più servi, ma figli, come ha detto Gesù nell'ultima cena agli Apostoli: non vi chiamo più miei servitori, ma miei amici. Ecco, per natura siamo al servizio di Dio, per grazia siamo chiamati alla figliolanza adottiva di Dio, a diventare figli e quindi eredi. E questa è la seconda domanda: perché Dio ci ha creato? Per conoscerlo. Dio è infatti il fine della nostra vita, e prima di tutto dobbiamo conoscerlo, perché è necessario, per amare, conoscere. L'intelletto viene prima della volontà, poi amarlo, evidentemente. L'amore di Dio sopra ogni cosa è il comandamento primo e fondamentale. E infine servirlo, proprio perché siamo i servitori di Dio, la nostra vita deve essere spesa al servizio suo, come Lui ha fatto tutto per noi. E poi goderlo eternamente nell'altra vita, e la vita eterna. Anche qui il cristianesimo è unico nel concetto di vita eterna. I popoli pagani, in parte anche l'Antico Testamento, aveva una visione un po' triste dell'aldilà, come un mondo delle ombre, l'Ade, lo Sheol, eccetera. Invece la fede cristiana, ma già prima alcuni profeti, incominciano a mostrarci ciò che è veramente la vita eterna. La vita eterna è la conoscenza faccia a faccia di Dio, che l'uomo possa conoscere Dio non solo con la ragione, ma con un lume più alto, che è il lume della gloria, come viene detto, e quindi conoscere Dio non solo in quanto creatore del mondo materiale, ma come Egli è effettivamente.
la visione di Dio così com'è, e questa visione di Dio ci dà poi la beatitudine e quella felicità infinita che ogni uomo cerca e che tanti uomini non sanno però in che cosa consista. Molti pensano che questa visione della vita eterna non interessa l'uomo perché sono troppo sensuali, sono ancora a livello, potremmo dire, animale, e cercano i piaceri dei sensi che abbiamo in comune con i bruti, che non sono da disprezzare di per sé, ma che sono ancora bassi rispetto ad altri più alti. I piaceri più grandi sono quelli della mente, dell'intelletto, della volontà, e soprattutto se sono sovrannaturali, cioè la causa di ogni cosa, il Dio per l'appunto, che sarà la nostra stessa felicità. Le dicevo prima che c'è un certo, nella società, un certo allontanamento da Dio. Dove porta questo allontanamento? Sto parlando a livello di società, Don Francesco, e non a livello individuale in questo caso. Gli atei senza Dio, sia speculativi che di fatto, cioè coloro che vivono come se non esistesse, sono sempre esistiti, ma solamente nel mondo moderno hanno avuto, diciamo, il riconoscimento sociale. Addirittura con il marxismo abbiamo avuto degli stati, abbiamo avuto e abbiamo, perché ancora ci sono degli stati marxisti, il riconoscimento dell'ateismo, potremmo dire, come religione di Stato, e le conseguenze le abbiamo viste, ovvero sia la miseria, il terrore, l'omicidio e la menzogna. Però bisogna dire che anche il mondo liberale agnostico è praticamente un non riconoscere Dio, non speculativamente, ma di fatto. Il mondo laico, il principio della laicità, è un modo gentile per dire ateo, cioè si fa come se Dio non esistesse da un punto di vista sociale. La conseguenza è facilmente constatabile. Si è cercato di mantenere certi principi morali, una certa vita onesta anche senza Dio, ma poi i fatti ci hanno dimostrato che non è possibile. Anche la ragione, che può conoscere certe regole morali, però di fatto senza Dio piano piano perde i suoi diritti e diventa follia. E questo è il mondo moderno. Se noi togliamo Dio, che per definizione è la verità, infatti Gesù ha detto io sono la verità, non abbiamo più la verità, il concetto di verità scompare, ci sono solamente delle verità, la mia verità, la tua verità, una vale l'altra, la si impone o con la maggioranza o con la forza, può cambiare da un momento all'altro, non si cerca neanche più la verità, che è vista come un pericolo, non come la grande cosa dobbiamo cercare tutti. Così pure per gli altri assoluti, per le altre perfezioni, il bene e il male. Se non c'è più Dio, che è il sommo bene, che è il bene per essenza, per definizione, non c'è più neanche l'idea di bene. Il bene e il male sono qualcosa di relativo e quindi crolla tutta la morale. Ormai è bene ciò che io voglio che sia bene perché mi è utile o mi piace, è male ciò che voglio che sia male perché non mi è utile o non mi piace. È la distruzione di qualunque cosa che possa essere buona e della frontiera stessa tra il bene e il male che diventano ormai puramente soggettivi. La stessa cosa la legge. La legge crolla pure perché l'uomo deve riconoscere una legge naturale che è al di sopra di sé. Adesso i moderni li chiamano i diritti umani, eccetera, che sono più o meno falsi o veri, dipende dai casi, ma una volta si diceva i diritti naturali, qualche cosa che la legge positiva dell'uomo non può togliere. Ma se si toglie Dio, che è la sapienza eterna, la legge eterna, cioè l'ordine stesso nella creazione, il creato è ordine o è caos? Il creato viene dalla sapienza o dal caso? Chi ateo dice viene dal caso, quindi è caos, non è ordine. Se è caos non c'è legge. E quindi noi abbiamo solamente più contraffazioni di legge, ma non c'è più il concetto di legge. E potremmo passare in rassegna tutti gli attributi di Dio, di cui il mondo moderno è la negazione, e constatare che non abbiamo più nulla. Praticamente non le barbarie, perché anche i barbari avevano dei valori, diciamo, e riconoscevano Dio e certe cose. Invece siamo un mondo peggio che barbarico.
satanico, possiamo dire. Ecco, lei prima diceva diritto naturale e diritto positivo. Ci potrebbe spiegare la differenza? Che cosa vuol dire diritto naturale, che cosa vuol dire diritto positivo e qual è la profonda differenza fra i due? Diritto positivo sono quelle leggi che vengono da un'autorità che può essere quella divina, diritto positivo divino, ciò che Dio ha rivelato e ci dà come sua legge, come i comandamenti di Dio, Antico Testamento, il Vangelo nel Nuovo Testamento. Diritto positivo di una società perfetta che ha il potere di legiferare, allora può essere la Chiesa istituita da Gesù Cristo o lo Stato. Sono le leggi dello Stato che vengono fatte di mano in mano da autorità umana. Invece il diritto naturale è quel diritto che è iscritto nella natura delle cose e che quindi è promulgato alla ragione dell'uomo, che viene dalla natura, dall'ordine delle cose. Sono cose che non hanno bisogno di una sanzione umana, o meglio, l'uomo deve solamente riconoscere che esistono questi diritti. Per esempio, il non uccidere, prima ancora che Dio ne facesse una legge, nei comandamenti di Dio, non uccidere chi è innocente, ebbene, è già nel diritto naturale. Ci sono delle cose nella natura che poi risalgono al creatore della natura, quindi il diritto naturale è nella natura, conoscibile dalla ragione umana, ma ha la sua fonte nell'autore, nel creatore della natura, che è Dio. Allora il diritto naturale è quella, sono quelle leggi che ogni uomo, anche senza la rivelazione, può conoscere. Ogni uomo può conoscere almeno quello. E San Paolo dice che gli ebrei hanno avuto la legge da Dio, ma i gentili anche loro avevano una legge, che era il diritto naturale. Questo è conoscibile da tutti. Ma oggi il diritto naturale è rinnegato. Per esempio, che il matrimonio sia solo tra un uomo ed una donna è diritto naturale. La natura delle cose, già che solo dall'unione dell'uomo e della donna può nascere la prole, e quindi è un'evidenza che nessun legislatore, la cui verità non viene da un legislatore che potrebbe poi mutare questa legge, ma dalla natura, non ci possiamo far altro. E siccome la natura è questa, bisogna rispettare ciò che la natura e l'autore della natura, Dio, ci detta. Se l'uomo ha l'arroganza di violare la natura, è praticamente è un apprendista stregone, oppure fa come i primi uomini che si sono rivoltati contro la legge di Dio, hanno voluto diventare legge a se stessi, cioè autonomi. Autonomo, nomos, legge, quindi autonomi. Io sono la legge di me stesso, mi metto al posto di Dio. Quindi potremmo dire che il diritto positivo va contro il diritto naturale tutte le volte che la volontà prevale sulla verità. Sì, certamente, e il diritto positivo può determinare il diritto naturale, cioè quello che il diritto naturale non specifica, il diritto positivo può precisarlo. Per esempio, la necessità dell'uomo di riconoscere Dio, creatore, quindi di venerarlo, è il diritto naturale, che poi lo si debba avere un culto speciale per lui di domenica, è diritto positivo, ecclesiastico, divino, quello che volete, che poi lo si debba fare con assistenza alla messa, diritto positivo, ecclesiastico. Se l'uomo pretende legiferare contro il diritto naturale, l'uomo va al di là di quello che gli è lecito. Insomma, per esempio, se una legge anche votata a maggioranza da un Parlamento o decisa da un dittatore decidesse che è lecito uccidere chi è innocente, e questo andrebbe contro il diritto naturale. Nessuno può farlo, quella legge non è legge. E d'altronde è quello che accade ai nostri tempi, almeno con l'eutanasia o con l'aborto, è uccidere chi è innocente. E va contro il diritto naturale. È esattamente ciò che intendevo, quindi il diritto positivo che va contro il diritto naturale e in cui prevale appunto la volontà rispetto alla verità. Il capriccio, una volontà capricciosa sulla verità, che non è più riconosciuta. Ecco, che cosa lei suggerisce di fare per tornare a Dio?
per riconoscere Dio come padre e noi come sue creature. Da un punto di vista naturale, per conoscere, dal punto di vista puramente razionale e naturale, sarebbe necessaria e si imporrebbe uno studio di una sana filosofia, che è l'amore della sapienza. Anche gli antichi non cristiani conoscevano Dio. Quindi bisognerebbe le nostre scuole, invece di essere scuole di perversione intellettuale e morale, dessero agli alunni quelle basi del ragionamento umano che conduce fino a Dio. Questo è già un primo passo, naturalmente non è sufficiente. Per tornare poi veramente a Dio in modo tale che Egli abbia un ruolo importante nella nostra vita, è necessaria la grazia di Dio, cioè qualche cosa che viene da Lui. E questa grazia di Dio il Signore la propone e noi la dobbiamo accettare, soprattutto il primo passo è la preghiera. Nella pratica, per fare un corso diciamo abbreviato, io consiglierei gli esercizi spirituali, che sono un'occasione per riflettere seriamente almeno qualche giorno della nostra vita sulle grandi domande che concernono tutti, cioè l'esistenza di Dio, lo scopo della nostra esistenza, la vita morale, il fine della nostra vita. Ecco, queste sono cose che meritano da ogni persona, comunque uno la pensi, una riflessione seria almeno durante qualche giorno. Ed eccoci alla seconda parte. Nella seconda parte affrontiamo sempre un evento storico. Oggi le propongo di affrontare la Rivoluzione francese, che tanto ha influenzato la vita dei popoli e la sta ancora influenzando, perché la rivoluzione non è ancora finita. Spesso sento, ed è una roba che mi fa accapponare la pelle, che in realtà la rivoluzione fu voluta dal popolo. Cosa mi pare storicamente falsa. Quali fu l'origine della rivoluzione? Da chi fu veramente voluta? E che cosa comportò? Sarebbe un discorso piuttosto lungo, sia le origini sia le conseguenze, perché lei ha accennato a entrambe le cose. Prima di tutto la rivoluzione francese fu evidentemente la conseguenza di altre rivoluzioni precedenti. Abbiamo parlato l'ultima volta, prima che ci chiudessero in gabbia, del protestantesimo, e certamente il protestantesimo ha avuto un'influenza sullo spirito che poi ha provocato la rivoluzione francese. Le guerre di religione hanno fatto dire che la religione portava solo divisione e sangue e che quindi la tolleranza era la soluzione. La perdita dell'unità della cristianità aveva creato anche questo fatto che la religione era messa al bando dalla vita politica e dalla vita sociale. Questo ha portato al pensiero illuminista, che naturalmente ha preparato la rivoluzione francese, anche se i monarchi che lo favorivano non se ne erano accorti. L'illuminismo non è solamente quello francese, c'è stata prima due altre rivoluzioni, di cui in genere non si parla, quella inglese. E ricordiamo che la prima testa di re che salta è proprio quella di Carlo I, non quella di Luigi XVI, e poi quella americana che ha preceduto di pochissimo l'evoluzione francese. Chi arriva a New York vede la Statua della Libertà con i simboli della massoneria nel basamento della statua, fu donata dai francesi agli americani per l'anniversario della rivoluzione, oppure fu il contrario, non mi ricordo più, poi anche la Torre Eiffel per l'anniversario della rivoluzione. Quindi che fu donata vi è certamente questo legame tra le due rivoluzioni, anche se quella francese ebbe una prima parte che era più legata all'esempio anglosassone, potremmo dire così, liberale, mentre invece una seconda parte dove fu la parte giacobina massimalista che ha avuto il sopravvento, ma evidentemente una è la conseguenza dell'altra. Vi sono quindi delle influenze di tipo religioso, il protestantesimo che degenera poi nello scetticismo, nell'incredulità,
dell'illuminismo, abbiamo delle influenze, quindi religioso e filosofico, poi abbiamo delle influenze occulte, che naturalmente è quella della massoneria. Ora, ci sono stati dei massoni contro la rivoluzione francese, ci sono stati dei massoni nella corte del re, sia tra le vittime, sia tra coloro che invece hanno agitato la rivoluzione e poi ne sono state vittime, come il cugino stesso del re, Filippo Égalité, del ramo Orléans, che era il gran maestro della massoneria, è stato uno dei fomentatori della rivoluzione. Quindi sono state le sette occulte che hanno ancora oggi, se si va in loggia, in Francia in particolar modo, c'è la famosa scritta Liberté, Égalité, Fraternité, come d'altronde in tutti i municipi e tutte le scuole francesi vi è questa scritta che adesso forma anche il titolo di uno dei capitoli dell'ultimo documento di Bergoglio, Fratelli Tutti, che si intitola proprio così, Libertà, Eguaglianza, Fraternità. Sono i principi falsificati di una falsa libertà, di una falsa eguaglianza e una falsa fratellanza. Ma di già nel suo famoso discorso alla Curia Romana, Joseph Ratzinger aveva proposto un'alleanza, una conciliazione tra la dottrina della Chiesa e il mondo moderno, dando come modello per l'appunto la rivoluzione americana e la prima fase della rivoluzione francese, quella del 1789, quindi quella meno dichiaratamente ostile alla religione, ma che in realtà conteneva virtualmente in nuce tutti gli sviluppi che ci sono stati dopo. Non è possibile separare l'inizio dalla fine della rivoluzione, come in Russia. Kerensky fu il preparatore di Lenin, anche se Lenin liquidò Kerensky, possiamo dire così. L'inizio della rivoluzione è stato necessario per il seguito. Quali sono state le conseguenze della rivoluzione francese? Non tanto delle conseguenze economiche, non si è visto che il popolo comandi come pretendono o cose di questo genere. Le conseguenze è stata la desertificazione dello spirito religioso, prima in Francia e poi con le conquiste napoleoniche, eccetera, in tutta Europa e poi in tutto il mondo. La rivoluzione francese, per la prima volta nella storia, ha fatto, parlavo dei regimi marxisti come atei, e lì c'era la dea ragione, che era una falsa divinità, e i culti sono stati chiusi praticamente, quindi di già l'idea era quella, quindi la secolarizzazione. Ancora oggi, per esempio, il presidente francese Macron ha proclamato come uno dei valori della Repubblica, che è un po' una religione laica francese, le valeurs républicaines, il diritto alla bestemmia. Ecco, direi proprio che possiamo definirlo così. Una società in cui uno dei diritti dell'uomo è il diritto alla bestemmia, quindi il diritto a offendere Dio, a calpestare Dio, è veramente un buon riassunto di che cos'è stata, di che cos'è e cosa vuol continuare a essere lo spirito della rivoluzione francese. Purtroppo questo spirito ha ormai influenzato tutti, ragione per cui i progressisti, i modernisti della Chiesa vogliono una riconciliazione tra il cristianesimo e i principi della rivoluzione francese. Quando uno vuol capire qual è la situazione terribile che la Chiesa attraversa oggi, una, non l'unica, delle chiavi di lettura è questo: vogliono la conciliazione tra lo spirito nato alla Rivoluzione francese, ma già anche prima, e i principi del cristianesimo, quando invece uno è la negazione dell'altro. Sì, scusi, prima avevo il microfono lontano, quindi non mi sentivo bene, ma ebbe anche delle conseguenze economiche comunque. Per esempio, alla Chiesa furono confiscati dei beni. E a chi finirono questi beni, Don Francesco? Vabbè, tutte queste rivoluzioni sono sempre state un enorme spogliamento dei beni della Chiesa, già con il protestantesimo, quindi abbazie, vescovati, eccetera, eccetera, furono confiscati e andarono a vantaggio dei principi tedeschi che aderirono alla riforma
luterana o protestante in genere. Quando poi i contadini fecero la loro rivolta a loro volta, furono massacrati dagli stessi protestanti, principi tedeschi, che evidentemente pensavano che l'esproprio dei beni della Chiesa andasse a loro vantaggio, ma non certo a vantaggio di tutti gli altri. La stessa cosa accadde poi con la Rivoluzione francese, quindi gli ordini religiosi furono soppressi, i loro beni furono incamerati, ma poi non solo gli ordini religiosi, tutti i beni della Chiesa andarono a vantaggio di una borghesia laica che faceva appunto del laicismo, della secolarizzazione, eccetera, la loro nuova religione. Lo stesso fenomeno si è ripetuto qui in Italia con il Risorgimento, certo. Anche lì, ma bisogna dire che questa tendenza era già presente con i sovrani illuministi del Settecento, in cui c'era già questa tendenza, e poi in Francia all'inizio del Novecento i governi massonici della Terza Repubblica finirono, addirittura hanno confiscato tutte le chiese. Quando San Pio X, per conservare la libertà della Chiesa, rifiutò le nuove leggi dopo la legge di separazione Stato e Chiesa del 1905, quindi quel periodo lì, San Pio X rifiutò le associazioni cultuali che lo Stato massonico voleva imporre, e quindi ci fu la susseguente confisca non solo di tutti i beni della Chiesa, ma persino delle chiese. Tutte le chiese di Francia, almeno quelle costruite fino a quell'anno lì, sono proprietà dello Stato, incluse le cattedrali. Vediamo come sono protette e usate ai nostri giorni. Quindi certamente ci fu questo grande furto da coloro che magari, ha ragione, difendevano la proprietà privata, ma non certo la proprietà privata di tutti. Quali sono oggi i sintomi, i segni di queste rivoluzioni, che poi in realtà è una rivoluzione sola, che è la ribellione contro Dio in sostanza, no? Se capisco bene. Certamente è stata una ribellione contro Dio, e però per poter ottenere il consenso, non subito, non sempre esplicitamente si dichiarava la rivoluzione contro Dio. Questo l'abbiamo visto nella rivoluzione sovietica, abbiamo visto la guerra civile in Spagna con quelle immagini di fucilazioni delle statue anche religiose di Cristo, eccetera. Altrimenti in genere si faceva sempre leva sul sentimento anticlericale, che a volte poteva appoggiarsi anche su alcuni fatti, magari tale sacerdote, tale religioso, tale istituzione non si comportava bene, non era all'altezza della sua vocazione, e quindi suscitando l'atteggiamento anticlericale si voleva indirettamente poi colpire Dio, perché si incomincia per voler colpire i suoi ministri per poi in realtà colpire la sua Chiesa, e dopo aver colpito la Chiesa arrivare a Dio stesso. Ma dietro tutte queste anticlericalismo eccetera c'era in realtà veramente il rifiuto di Dio, quindi il punto fondamentale è quello lì, effettivamente. E abbiamo visto dove porta questa, è quello che abbiamo detto prima, addirittura alla perdita non solo della fede, questo ormai c'è da tanto tempo, ma alla perdita della ragione. Siamo arrivati ai nostri giorni in cui si considera normale ciò che è totalmente irragionevole e contrario alla natura, e se qualcuno invece difende ciò che è ragionevole e conforme alla natura viene considerato un pazzo, cioè il mondo assolutamente alla rovescia, il mondo alla rovescia, e siamo giunti fino a questo punto. Chi cercava di fare una rivoluzione fino a un certo punto e fermarsi lì deve rendersi conto che non è possibile. C'è una logica e un piano inclinato, per cui se si rifiuta quell'architrave di ogni cosa che è Dio, con tutti gli annessi e i connessi, con la rivelazione, eccetera, la società non può che sfaldarsi, e la sua corruzione è solo questione di tempo, ma prima o poi si giungerà fino alle conseguenze estreme che stiamo vedendo sui nostri occhi, ma non siamo ancora giunti in fondo, credo. Beh, già siamo parecchio in fondo. Siamo molto in fondo, ma si può andare ancora più giù. Ma penso che il peggio deve ancora venire.
Sono convinto anch'io, a meno che... A meno che intervenga il Dio e gli uomini rinsaviscano. Certo, perché bisogna anche chiedere a Dio, bisogna pregare. Certamente, sì. La ringrazio, passiamo al prossimo... Terzo punto. Ed eccoci qua alla terza parte. La terza parte riguarda sempre le iniziative dell'istituto. So che lei ha già preparato qualcosa che ci tiene molto a far vedere, però mi permetta prima di fare una piccola, come si dice, premessa. Siamo a ottobre, solitamente a ottobre si teneva a Modena la giornata per la regalità sociale di Cristo. Io quando sono arrivato le ho chiesto, ma si terrà anche quest'anno? Avevo già capito che c'era qualcosa nell'aria, insomma, che probabilmente sarebbe saltata. Sono molto dispiaciuto, ma magari lei può spiegare per quali ragioni non si terrà. È semplice, purtroppo è indipendente dalla nostra volontà, le misure che sono state prese all'occasione o a volte col pretesto, a volte all'occasione della situazione sanitaria, ci hanno costretto, come tutti, per un lungo periodo a sospendere le messe in pubblico perché non si poteva uscire di casa. Esse adesso sono riprese, il culto è ripreso, speriamo che non ci siano nuove chiusure o nuove limitazioni, però gli esercizi siamo riusciti a mantenerli, per fortuna durante l'estate le cose sono state più semplici, mentre invece ci siamo trovati in difficoltà a mantenere gli appuntamenti che normalmente abbiamo in autunno, ottobre e novembre. Praticamente ci sono tre grandi occasioni, che sono appunto la giornata della regalità sociale di Cristo Re, che si tiene a Modena, a Milano, la riunione del centro studi albertario a Milano per il mese di novembre, e poi Parigi, perché c'è anche la riunione, praticamente il congresso di Parigi ogni anno a novembre o inizi di dicembre, dove si riprende per il pubblico francese la conferenza di Modena. Per fortuna, in tanti anni che ormai, grazie a Don Ugo Carandino, teniamo questi seminari di studio, c'è già un materiale da digerire, perché la giornata finisce appunto in una giornata. Però si fa in fretta a dimenticare, il conferenziere stesso non ricorda più l'anno dopo una buona parte di quel che ha detto. Figuriamoci gli ascoltatori che magari sonnecchiavano. Quindi per fortuna ci sono i vantaggi e gli svantaggi delle cose moderne, quindi anche di internet. Abbiamo il nostro canale Sodalizium, dove tutte le conferenze sono ancora reperibili, sia per il pubblico francese sia per il pubblico italiano, anzi su due canali. Quelli del centro studi albertario sono su un canale, Gloria TV, l'altro invece sul più famoso e non migliore YouTube, e quindi è possibile seguire ancora quelle conferenze che permettono un approfondimento che naturalmente poi meriterebbe di essere ulteriormente studiato su dei temi veramente importanti. Noi speriamo l'anno prossimo di poter riprendere evidentemente le conferenze del convegno. Per ora ci siamo dati un anno sabbatico, il che ci ha permesso, il fatto di non avere questo impegno mi ha permesso, me e gli altri, di preparare questo numero doppio di Sodalizium, che già non usciva da un bel po', un bel po' di pagine, di cattiverie. Ho detto a uno che mi chiedeva novità su cosa c'era, ma che di cose che ritengo importanti. E quindi l'assenza di un lavoro ha permesso un altro lavoro, ecco, quindi non tutti i mali vengono per nuocere. A volte fare due cose assieme non è facile, perché gli impegni sono tanti, e in primo luogo, lo ricordo sempre, noi abbiamo quello della cura delle anime, quindi i lunghi viaggi per poter celebrare la messa, dare i sacramenti alle anime, che ci impegnano in primis, è il nostro impegno principale. Sì, ho letto l'ultimo numero, il 70-71, effettivamente un numero molto nutrito, e ho letto anche
un suo articolo piuttosto lungo, lei è tornato su sull'argomento del suo libro La vergogna della tradizione, dove ha precisato alcune cose, e io sono rimasto molto molto contento di aver letto ancora su quell'argomento, perché francamente io non riesco a capire come si possa deviare così tanto dalla dottrina cattolica da parte di chi si professa poi tradizionalista o addirittura integralista. Sì. Alcuni mi hanno supplicato di non scrivere più sul tema a causa degli argomenti scabrosi o addirittura disgustosi che purtroppo si devono trattare, e quindi purtroppo non è colpa mia, in quanto sono coloro che li trattano, sia dal punto di vista della morale e sia dal punto di vista anche della fede, perché c'è anche l'esaltazione, è stato messo meno in rilievo, della magia, dell'esoterismo, dell'astrologia, di cose di questo genere che sono veramente lasciano perplessi. Ho dovuto tornare sul tema a causa del silenzio, da un lato, nessuna risposta da chi doveva a se stesso e agli altri rispondere, e poi anche perché purtroppo queste pubblicazioni continuano imperterrite. Ma soprattutto lo scopo era quello, scusate il termine non bello, di stanare coloro che, anche lì si dicono cattolici integerrimi contro tutte le manifestazioni di moralità, ma poi di fronte a queste cose che lasciano, questi scritti che lasciano veramente perplessi, hanno posto il silenzio, cioè non vogliono condannare, anzi collaborano con questa associazione. Devo dire che pochi sono coloro che hanno avuto il coraggio di rompere una sorta di solidarietà, di dire io lodo te, tu lodi me, io recensisco te, tu recensisci me, io ti invito al convegno, tu mi inviti al convegno. Pochi hanno avuto il coraggio, ma noi dobbiamo rendere conto a Dio alle anime e non agli uomini. Ma io l'ho apprezzato, glielo dico molto chiaramente, anche perché con questo, leggendo questo articolo, ho scoperto altri fatti che non conoscevo, riguardanti in particolare Belloc, Chesterton, eccetera, eccetera. Io non ero a conoscenza di queste cose, quindi la ringrazio sì, di avermi... Questi autori rientrano un po' molto di straforo sì, nell'argomento. Ma ci rientrano per altre... Però, ecco, in qualche modo sì, e in mezzo a tante cose belle ci sono magari cose... Quindi si applaude moderatamente, con una sola mano. Non con tutte e due. Ecco, ma allora vediamo l'ultima iniziativa dell'Istituto, Don Francesco. Sì, volevo parlare di questo tema, adesso smuovo il microfono, perché è stato un enorme lavoro dopo anni che si pensava di farlo, questa catechesi cattolica del matrimonio. È un libro... molto interessante, soprattutto molto utile. Abbiamo visto molte coppie di sposi che lo hanno comperato, alcuni ci hanno detto l'avessi letto prima, quanto bene mi avrebbe fatto, magari quanti errori avrei evitato. L'autore è un sacerdote francese ormai deceduto, che però abbiamo conosciuto molto bene personalmente, che ci autorizzò questa traduzione, che è padre Noël Barbara. Per chi lo ha conosciuto sa che il dono particolare che Dio gli ha dato era quello della chiarezza nell'esposizione catechistica. Padre Gerard, per esempio, era un teologo, ma non sempre facile nella lettura. Padre Barbara era un catechista, ma questo non lo dico in maniera dispregiativa, ma elogiativa. Il libro raccolse le felicitazioni di personaggi molto importanti, di cardinali, di vescovi, eccetera. E nonostante questo, padre Barbara ci spiega tutte le difficoltà che già ai suoi tempi, cioè i primi anni 60, quando si era il clima dell'inizio del concilio, tutte le difficoltà che lui incontrò anche solo per far stampare questo libro con l'imprimatur, che pure è la pura dottrina cattolica, poi lo ebbe evidentemente, ed è un libro fatto come un catechismo, cioè domande e risposte,
nel quale tutto quello che è la dottrina, sia spirituale, sia più pratica, cioè della vita coniugale, del matrimonio, viene spiegato, per cui tanti problemi che gli sposi magari non ne sono a conoscenza, non c'è tempo di parlarne anche in confessionale, eccetera, eccetera, invece questa preparazione è importante. E lui spiegava, noi sacerdoti studiamo a lungo in seminario le questioni morali che riguardano il matrimonio e invece gli sposi, che sono i diretti interessati, non ne sanno nulla. E quindi ha ritenuto di scrivere questa catechesi proprio per tutte quelle coppie che lui preparava al matrimonio ai suoi tempi, e direi che, malgrado gli anni passati, è un libro ancora di grande attualità. È per questo che lo raccomando a tutti, non a tutti in assoluto, a tutti quelli che ne hanno bisogno, quindi ai catechisti, sacerdoti, religiosi che devono spiegare, preparare al matrimonio da un lato, alle coppie sposate, quindi alle persone che sono già sposate, perché troveranno una solida dottrina cattolica sul matrimonio, che è il sacramento nel quale devono diventare santi ed evitare purtroppo tanti rischi che ci sono anche per la loro anima, e poi a coloro che si preparano al matrimonio. Ecco, gli altri magari non gli interessano, sarebbe una vana curiosità, mentre invece per chi si prepara al matrimonio direi che fino ad ora c'era il testo solamente in francese, poteva essere letto da pochi, adesso invece, grazie a questa nostra iniziativa editoriale, che è costata una bella fatica a Don Giugni e alla traduttrice, eccetera, ebbene, adesso è a disposizione di tutti. Don Francesco, io non mi rassegno al fatto che non si terrà la giornata per la regalità sociale di Cristo. È possibile fare qualcosa? Possiamo in qualche modo ricordarla questa giornata? Tutto è possibile, si vedrà che cosa si può fare e se Dio ce lo permetterà faremo qualcosa, come abbiamo fatto questa nostra chiacchierata oggi, chissà che non si possa fare qualcos'altro, evidentemente. Comunque, ripeto, di materiale ce n'è tanto e molti non li conoscono, come per Sodalizium, la nostra rivista. E io stesso ho dimenticato delle cose che abbiamo scritto nel passato, che poi quando le rileggo dico, però questo è interessante. E così anche lì, nei vecchi numeri, oltre che in quello nuovo, ci possono trovare tante cose, perché la formazione è una cosa importante, ma è da fare, perché molto si corre dietro ai tempi di internet, adesso alla notizia. Se un sito non cambia, non dà almeno 6, 7, 8 notizie nuove ogni giorno, è un cimitero, non è aggiornato. E in parte è vero, però c'è troppo desiderio di novità superficiali che passano in un attimo, con piccole cose di poche righe, che non si va in profondità su un tema. Almeno di tanto in tanto, non dico sempre, ma almeno di tanto in tanto una formazione più solida che richiede del tempo. Dice, ma tutto sto tempo, però il tempo è necessario per fare qualcosa di ben fatto e di serio, e direi è necessario, almeno assieme, non dico solo quello, ma assieme alle notizie che oggi ci sono e domani se ne vanno via. Insomma, oltre al giornaletto ci vuole anche il libro, e così direi la stessa cosa per la nostra formazione, non solamente la notizia che vale oggi e domani già dimenticata, ma degli studi che magari valgono anche dopo anni, come questo libro sul matrimonio o altri, e che anche dopo anni mantengono la loro attualità, che sono una formazione solida, importante, e che richiedono però anche una riflessione, per cui magari l'ho letto una volta o due volte e non basta ancora, devo studiarlo un po', ecco, e poi piano piano si allargano i confini della mente. È una cosa che sarà utile per tutti, specialmente la formazione del vero militante per la Chiesa Cattolica. Io la ringrazio, Don Francesco, per la disponibilità e alla prossima volta. Alla prossima volta. Restrizioni permettendo. Addio piacendo. Addio piacendo. Addio piacendo. Addio piacendo. Sì.